Nella nostra città c'è uno sport che è sempre molto gettonato ed è quello della lamentela. Per carità, dire la propria opinione e segnalare quello che non va è molto importante, permette di migliorare la vita della propria comunità, ma dipende da come questo viene fatto. Di lamentele e di problemi ne sentiamo tutti i giorni. C'è chi magari si trova al mercatino davanti alla propria attività e non lo vuole perché crea confusione. C'è invece chi non ha niente e vorrebbe avere un mercatino o altre iniziative per animare di più la città. C'è il problema della musica e dell'intrattenimento. Se non c'è, la città sembra vuota e triste. Se c'è, qualcuno invece si lamenta perché crea disturbo, crea rumore, crea confusione. E potremmo trovare altri mille motivi, mille altre lamentele che tutti i giorni sono presenti sui social oppure discussioni al bar nella nostra città. Pensarla in modo diverso è un'opportunità. Per fortuna è una libertà che ci siamo conquistati, se no saremmo tutti dei robot, degli automi, fatti tutti allo stesso modo. Ma dobbiamo anche cercare di andare oltre il nostro orticello, oltre il nostro interesse personale e cercare di ragionare in termini di comunità, di collettività. Se magari c'è qualcosa che non va, come la chiusura di una strada in modo temporaneo perché lì viene fatto un certo intrattenimento, devo cercare di pensare che si tratta di un giorno solo, magari solo di poche ore, e che per quella volta forse posso anche tollerare, posso sopportare, perché questa iniziativa, questa cosa va nell'interesse della collettività. Certo, ogni cosa, ogni iniziativa deve essere fatta coi tempi giusti, coi modi giusti e con le regole osservate nel modo preciso. E se tutto è fatto bene, possiamo sicuramente essere tolleranti, pazienti verso quel tipo di disagio che ci può essere qualche giorno, qualche ora, e superarlo per il bene comune della nostra città. Quindi mi rivolgo a te, cittadino, commerciante, imprenditore, albergatore, prima di lamentarti e di arrabbiarti se succede qualcosa che ti dà fastidio, cerca di fermarti un secondo e provare a pensare se quella cosa non può essere per un altro un'opportunità e magari può dare aiuto a un'altra categoria, a un'altra persona, a un'altra esigenza della città. Perché siamo tutti cittadini di Salso Maggiore Terme, di Tabiano, delle frazioni, siamo tutti abitanti di questa città e in un modo o nell'altro abbiamo esigenze diverse che devono in qualche modo però arrivare a conciliarsi, a toccarsi. Quindi dobbiamo sentirci parte della comunità e cercare di lavorare insieme per il bene comune. Spero che questo piccolo video possa aiutarti ed aiutarci a collaborare un po' di più e a cercare di sentirci tutti parte di Salso Maggiore Terme nel modo migliore. Ciao!